della Ragione, Emanuele Filoni, vi dà il benvenuto a questo report incentrato sulla 10ª puntata di IWE Fury. Si parte con il general manager Mocompro che si presenta come tronfatore del match contro il team Volkov. Nessuno o pochi avrebbero scommesso sul team Mocompro, ma la Jean Paul e Steel Mask, soprattutto loro due, meno suo fratello, gli hanno permesso di restare in qualità di general manager, gli hanno permesso di mantenere il posto. Mocompro riconosce però il valore dei suoi avversari, specialmente Bogdan. Per questo motivo lo premierà come prima di entrare nel Royal Rumble match. Beh, ringraziamento sicuramente. Sia lui sia Dimitri non combatteranno questa sera. Ed inoltre annuncia un match tra Muhammad Amir e uno scarsino come Moloch, no? Che bei premi da parte del GM Manager, molto molto riconoscente nei loro confronti. Nel primo match Moloch devasta Muhammad Amir, non c'è stata mai storia. Moloch semplicemente devastante. Nel secondo incontro Mike Mutombo Johnson contro Crimson Jack, un match di qualificazione epico, match di circa 21 minuti, a dir poco senza fine tra i due che tra tavolo e transenni dimostrano veramente una grandissima alchimia. I due non accettano la sconfitta, non vogliono perdere, non vogliono sprecare quanto di buono non hanno fatto. Sacrificano il loro futuro solo per questa vittoria. Mike Johnson è quello che fa di più, ma Crimson Jack non abdica. Almeno non fino all'ultima close slam. Direi che Crimson Jack ha dimostrato di essere un tipo alquanto tosto, è vero, ma ciò non è stato sufficiente stasera. Frost contro MS 37. Match di qualificazione. MS 37 inizia molto bene con il suo spinning roundhouse kick, ma subito reazione di Frost con l'hesitation dropkick e poi diving foot stop che va vicino al trionfo. Match in cui i due utilizzano molto gli arti inferiori, come sottolineato dal nostro Mauri. Splendida wheelbarrow stunner di MS 37, con un Frost che non riesce a reagire visto che subisce anche un femesser. Un Frost che usa praticamente quasi sempre le sue mosse caratteristiche durante il match, ma poi decide di tentare il volo, di essere meno prevedibile con una baseball slide senza rischiare troppo. Ma questo non basta, perché MS rimedia con il suo comeback e il curb stomp finale che chiude i giochi. Altra grande prova per MS 37. Legend Paul contro Black Tiger, altro match di qualificazione. Buonissima prova di Black Tiger, che però non regge la forza e la grinta che la Legend Paul lascia sempre sul campo ogni volta che entra sul ring. Difficilissimo da mettere giù uno così. Black Tiger prova numerose delle sue DDT, ma niente da fare, Paul non va giù. Anzi, c'è la stunner di Legend Paul. Uno, due, niente. Black Tiger ci prova, anche Electric Chair into Michinoku Driver, ma niente, niente da fare. Va dal paletto allora, con la sua tecnica acrobatica migliore, ma è solo conto di due. E alla fine la Jean Paul ricorre di nuovo alla stunner che gli dà la vittoria. Sul ring si presenta il nostro campione del mondo di Fury, Adrian Thunder, che ricorda quello che ha saputo fare nel suo passato. Si definisce il migliore, nessuno potrà mai batterlo. Ma poi un video, immagini di Moloch, immagini che recapitano un chiaro messaggio. Ma Adrian Thunder se ne fotte, non se ne frega niente di Moloch, non sembra aver paura, né tantomeno del mostro. Che succederà da oggi in poi tra i due? Chris Tuna contro Exalted Man. Un match veramente molto equilibrato, con un Tuna che ci fa ammattire con il suo oba oba. Ma questo ovviamente non può bastare contro l'esaltato, no? E allora che fa il drogato? Gli ficca le mani in bocca, mani che prima Mauri ha visto nello scroto. Poi cutter di Exalted Man dal nulla, come reversal al curb stomp. Incredibile, impensabile, ma soltanto contro i due. Chris Tuna si è fatto troppo per sta giù, un match pieno di infezioni che Tuna trasmette da una parte all'altra del ring, ed infatti a causa di tutto ciò Exalted Man non ci capisce più niente e si cucca un'altra oba oba. 1, 2 e 3 e Chris Tuna vince il match. Semplice come farsi un buco di... Ah ok, sto calmo perché Chris vuole parlare, vuole dirci qualcosa. Dice che non aveva alcuna voglia di combattere, che non si era neanche fatto la doccia, ma questo era palese, no? Che uomo gentile, gradevole e addirittura direi pulito. Segmento interessantissimo, con Punisher nell'ufficio di Mocompro. Punisher deride Mocompro, rivelandogli che non avrebbe mai fatto il tifo per lui alle Survivor Series, poiché non ha mai visto in un WCompra un buon general manager. E Punisher non si accontenta della Royal Rumble, non si accontenta dei titoli, anzi se ne sbatte il ca, lui vuole una sfida vera. E proprio in quel momento vediamo apparire nell'ufficio di Mocompro un certo Catastrofe, che accetta la sfida.
tra i due scattano una vera e propria rissa nell'ufficio di Mucompro, una rissa che viene vinta dalla powerbomb di Catastrofi che fracassa la schiena di Punisher. Sei stato accontentato, no, Punisher? Che ne dici? Nel nostro main event, Steel Mask contro Tiger Man. Un main event nel quale la rapidità di esecuzione la fa da padrona, con un Tiger Man e uno Steel Mask molto abili con gli arti inferiori. Dopo 2 minuti di match, subito comeback di Steel Mask, che dimostra tutta la sua freschezza atletica e il suo momento migliore. Un ottimo alley-oop bomb contro le corde, altro che Robespierre. Steel Mask la fa da padrona, andando anche vicinissimo al trionfo dopo la sua ginocchiata spaziale. Per sua fortuna Tiger Man evita la ginocchiata del rivale più e più volte, evitando quindi una fine che sembrava certa. Tiger Man tenta la sua mossa migliore, ma Steel Mask risponde con la Twist of Fate. Rob Break, soltanto Rob Break. Ma l'uomo tigre non sembra essere più della partita e Steel Mask ne approfitta, colpendolo con la sua letale ginocchiata. Che performance da parte di Steel Mask. Questo ragazzo merita davvero veramente tanto. Con questo è tutto, la vostra Emanuele Piloni, l'appuntamento è alla prossima con i report IWWE.